Niente ergastolo perché l'omicida sarebbe stato stressato a causa del covid. La procura generale di Reggio Calabria ha chiesto infatti 24 anni di carcere per l'infermiere Antonio De Pace, il giovane del Vibonese che il 21 marzo del 2020 a Furcisiculo nel Messinese ha ucciso la sua fidanzata Lorena Quaranta che stava per laurearsi in medicina. Il processo è stato rinviato al 28 novembre quando la Corte d'Assise d'Appello si ritirerà in Camera di Consiglio per la sentenza. Dopo l'annullamento disposto lo scorso luglio dalla Cassazione, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche non riconosciute dalla Corte d'Assise d'Appello di Messina che aveva condannato De Pace all'ergastolo, il processo è finito davanti alla Corte d'Assise d'Appello Regina. Il rinvio, disposto dalla Suprema Corte, non riguardava la penale responsabilità dell'imputato, bensì il voler procedere ad un nuovo esame, poiché i giudici di secondo grado non avrebbero tenuto conto del fatto che De Pace sarebbe stato stressato a causa del covid. La sentenza della Cassazione parla infatti di specificità del contesto in cui si è consumato il delitto e di stato di angoscia dell'omicida probabilmente dovuto all'emergenza pandemica in corso all'epoca dell'omicidio di Lorena. Un ragionamento, quello della Cassazione, condiviso dal procuratore generale che nel suo intervento di oggi ha chiesto che vengano riconosciute le attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla circostanza aggravante dal fatto che Antonio De Pace ha ucciso una persona a lui legata da una stabile relazione affettiva e con lui convivente.